non riesce a inquadrare che un dato di fatto è che la squadra dopo il rigore si è nervosita, ma abbiamo commesso un'ingenuità. Penso che oggi la squadra, prima di commettere l'ingenuità che abbiamo commesso, visto una squadra viva, una squadra diversa da mercoledì, e sicuramente anche oggi l'episodio ci ha condannato, perché non ricordo il Torino, è una squadra che ha grande forza fisica, una squadra che è una delle migliori difese del campionato, e penso che noi siamo stati meno bravi tantissime volte, specialmente nel primo tempo quando Cotrone ci allungava, stavamo sempre uno contro uno con Colù e ci è mancata un po' di campo, un po' di forza per riuscire a fargli male, a trovare un po' sotto Cotrone sia Suso che Cialanoglu. E ho visto una squadra che ce l'ha messa tutta, sicuramente una partita diversa da mercoledì. Sappiamo che stiamo vivendo un momento non brillantissimo, i risultati non arrivano, ed è per questo che non mi sentirete mai dire, quando, come ieri, quando dico ho visto la squadra. È una squadra pensierosa, è una squadra che in questo momento fa fatica, c'è poco entusiasmo. Quando parlo di anima parlo di entusiasmo, di cattiveria, e i ragazzi ce la stanno mettendo tutto, però è un dato di fatto che in questo momento alla prima difficoltà, gli episodi dopo tante volte ce li andiamo anche a cercare, perché questo fa parte del gioco, e noi in questo momento stiamo pagando tutto questo. Io devo credere a vincere più partite possibili in questo momento, perché la fatica più grande è riuscire a dare continuità dei risultati, e questo è un qualcosa che sta succedendo un po' già da troppo tempo, e penso che in questo momento dobbiamo pensare alla partita di Bologna. Lunedì giocheremo contro il Bologna, una squadra che sta facendo grandissimi risultati da 2 mesi a questa parte, e testa a Bologna, dopo penseremo alla Fiorentina, penseremo a Frosinone, e dopo alla fine penseremo alla Spalla. Penso che la strada bisogna ragionare in questo modo, in questo momento, perché è inutile cominciare a pensare troppo lontano. Va bene, allora ha ragione quello che ha detto, perché il primo tempo si poteva fare l'ultima cosa, se lei ha visto una volta Lukic entrava dentro, cioè come ci è capitato molte volte, siamo arrivati lì con Ansaldi, con Lukic, con Di Silvestri, con Berenguer, ci è mancato l'ultimo passaggio, perché potevamo far gol, secondo me bastava essere un pochino più qualitativi in queste cose, e ci capita spesso, però sono contento comunque anche del primo tempo, di come la squadra ha tenuto il campo. Ha avuto il 60% di supremazia territoriale, quindi è un dato importante quando giochi soprattutto con una squadra del livello del Milan, con giocatori di quella portata, con tecnici eccetera. Se riesci a fare questo vuol dire che ha impostato bene la partita. Noi abbiamo fatto dei passi da giganti rispetto anche quando per il buon periodo dell'anno scorso sono arrivato con le squadre tecnicamente più accreditate di noi, abbiamo sofferto, abbiamo fatto vedere un po' di sudditanza, no? Da quest'anno sia con l'Inter, con Milan, con la Roma è l'unica partita che abbiamo perso, però abbiamo per assurdo giocato meglio che con le altre. Siamo cresciuti tanto, e oggi, come è successo con l'Inter, come è successo con l'Atalanta, come è successo con la Sampdoria, siamo stati noi bravi a fare una grande partita e a mettere in difficoltà avversari molto accreditati. Ma io sono ottimista, se sono tornato dall'estero allenare il Toro perché sentivo di voler fare qualcosa di speciale, cioè, perché altrimenti dopo la carriera che ho fatto non so, potevo fare anche altre scelte. Questa è una piazza importante, come quando andai a Napoli, che l'anno prima era arrivato al 12°, l'ho trovato al 6° posto. In quei quattro anni siamo riusciti a far pensare addirittura di essere tornati ai tempi di Maradona dopo 22 anni, abbiamo fatto risultati importanti. Il mio sogno era farlo anche qui. Per ora le cose stanno andando anche forse in modo anticipato, no? Perché non era prevedibile subito il primo anno riuscire a incidere su tanti giocatori, anche giovani, che dovevano essere assemblati. Quindi sono contentissimo, speriamo di fare bene anche queste ultime 4 partite e poi tireremo le somme di quest'annata.